Ciao ragazzi, guardate a bordo di che bel mezzo sono. È la prima volta che faccio questa strada e per cui in teoria dovrei costeggiare la ferrovia qua. In realtà con la corriera, perché la patente B a 18 anni io l'ho fatta a Gemona e ricordo che l'esaminatore mi ha portato proprio per queste strade. Sì. Guardate che bei graffiti, veramente ben fatti su questi piloni, i graffiti decorativi. Eccoci qua, esattamente siamo al semaforo che un sabato notte al mese mi porta all'Arengo Disco Club a mettere musica, che è esattamente lì dietro, via Santa Lucia, Gemona del Friuli. Abbiamo fatto un bel cacao lo scorso anno, quest'anno ci riproviamo, ma con la corriera non andiamo di là, andiamo verso la stazione. Le compagne di liceo dicevano che la barista dei tempi del caffè avesse un debole per me, ma io non ci ho mai fatto caso. Morale della storia, quando c'ero io si dava sempre patatine, tartine, cose varie da spizzicare. Probabilmente aveva già intuito che era un discreto cinghialino. Non vi racconto niente di più sul mezzo, sono a fare due corse in più su con Tolmezzo, scende alla stazione Treni a Carnia, torna su, viene a Gemona, va fino a Campolessi, poi torna in stazione, adesso torna su Tolmezzo, poi riprendo la mia auto privata, anzi oggi sono con la moto in realtà, sono con il Ducatone, e torno in moto a finire il mio servizio. Questo era un extra turno. Come potete vedere, la macchinetta AVM è morta. Ho già avvisato chi di dovere, ma la corsa va fatta comunque, anche se oggi non è tracciata. Gli ho inserito il codice manualmente sull'altra macchinetta Amelie, che è qua alla mia sinistra in alto, che voi non vedete, in modo da poter attivare il display con le informazioni corrette. Il display in modalità manuale è un po' più spartano, non mi scrive il numero della linea come di solito con la VM, non mi scrive grandi cose, mi scrive solo Tolmezzo Gemona FS, ma chi deve prendere questa corsa bene o male conosce già gli orari, e se avesse qualche dubbio, ovviamente noi autisti siamo sempre a disposizione, basta venire davanti verso la porta, apriamo e vi forniamo tutte le informazioni che ci chiedete in proposito, o se vi vediamo titubanti spesso siamo noi a precisare dove andiamo. Dunque, non avendo la VM attivo, io non so, sono alla cieca, non so completamente gli orari, per cui mi devo affidare alla nostra applicazione interna su cellulare per vedere se sono in orario
e anche la tratta, grosso modo, mi pare sia la stessa. Dunque, abbiamo memorizzato i dati, per cui giustamente qua ve la censurerò una bella parte. Si chiama Mercurio, questo ve lo posso dire perché è un'applicazione comune, non è esclusiva nostra. Come non so se lo vedete in video, ma io ho vedo i tre giorni, vedo il gruppo in cui sono, vedo i tre giorni, domenica giustamente sono a riposo, lunedì vedo che dal codice ho un turno urbano e oggi andiamo a cercare la corsa che devo fare adesso. Gemona Carni Stazione, tutto ingresso ospedale, video, come orti, subvenzione e si vola a Carnia. Mi controllo anche la corsa subito dopo che fa Carnia Tolmezzo. Sì, la solita linea, ok, perfetto, non ci sono problemi. Dunque, devo ricordarmi, Carnia non deve essere prima delle 14.17, sono in ritardo, quindi non c'è pericolo. E tac tac, poi trasferimento. Sì, quel che leggo qua devo un attimo interpretarlo perché facendo un ritaglio di turno le informazioni non sono precisissime. Cosa significa? Significa che i turni interi che vediamo sull'applicazione sono precisi, hanno le note, hanno altre coincidenze, eventuali cose da sapere, i trasferimenti nei vari depositi, le riprese di guida, insomma possiamo vedere tutto. Però come in questo caso, quando vengono un po' tagliati e cuciti per incastrare delle corse in più o degli extra turno in un altro turno, ci sono delle imprecisioni o delle cose che vanno interpretate sulla base delle indicazioni verbali che mi ha dato il capo del movimento al telefono prima, per cui bisogna miscelare le informazioni ricevute verbalmente con quel che c'è scritto sull'applicazione, sul turno modificato, e interpretare nel giusto modo quel che c'è. I primi tempi magari può disorientare, ma poi si va in scioltezza, si impara anche a leggere tra le righe, diciamo. In ogni caso, per qualunque dubbio o punto interrogativo che potesse venire in mente o cosa poco chiara che dovessimo leggere sul turno, sia gli ispettori, sia gli uffici movimento, sia i colleghi sono assolutamente disponibili a fornirci le indicazioni il più precise possibile, per cui è anche impossibile sbagliare, effettivamente è meglio chiedere una volta in più o fare una chiamata in più. Non so se avete visto sull'auricolare, appunto, piuttosto che lasciare più disente, insomma. Ad esempio, io prima stavo saltando una coincidenza perché è segnata nel turno ma non nei ritagli di turno che leggo dall'applicazione, e per cui qualche minuto dopo il collega che aveva coincidenza con me ha avvisato l'ufficio competente, che a sua volta mi ha chiamato e mi ha dato le indicazioni su, e mi ha indicato che avevo la coincidenza e mi ha indicato cosa fare per non saltare questa coincidenza, appunto. Per cui un bel lavoro di squadra, non è rimasto a piedi nessuno e siamo arrivati in tempo alle altre coincidenze che poi salgono nelle varie vallate della Carnia. Adesso, nonostante sia vuoto, vi lascio sentire un po' come canta lo Scania
e sperando che il camper lì davanti si dia una mossa, perché già sono tardi. Non ho coincidenze da dare, però posso evitare di fare ritardo. Lo evitiamo. Spiegato il mistero. Camper tedesco. Camper tedesco. Quanti di voi conoscono la canzone Auto tedesca? Me la stanno iniziando a chiedere davvero spesso il sabato notte in discoteca, per cui anche se non è il mio genere preferito, mi tocca metterla. Anche se non è apprezzabile che vengano Friuli, in Alto Friuli, in Friuli Collinare, a fare i turisti. Però avrei una linea da portare a compimento. Bravo, gira di là. Su. Indecisi con le frecce. Allora ragazzi, così voleva essere una frase sessista ma solamente goliardica. Del fatto un po' in ritardo, facciamo un bel kick down.
paese non fosse. Così risolvo il problema alla radice.
faccio un vuoto verso Udine con un altro Arway, mi sembra, e poi faccio l'ultima corsa di questo mio sabato lavorativo, tra parentesi sono sempre lavorato di sabato purtroppo.